Benvenuta in via 13. Si è rinnovato il parco mezzi a disposizione di Valbelluna Emergenza, l'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro operante nell'ambito dei servizi di assistenza e trasporto sanitario con ambulanza, in convenzione con la centrale operativa 118 della provincia. Con la 13ª India, che sostituisce una dismessa, il sodalizio, composto complessivamente da una novantina di volontari, può usufruire ora di una nuova autovettura a uso speciale per il trasporto di organi e sangue. Siamo impegnati tutte le mattine in pronto soccorso con un'ambulanza e poi siamo impegnati anche con un nuovo mezzo per portare farmaci e feltre tutte le mattine, portare tamponi e al bisogno anche organi in giro per il nord Italia. Particolarmente intensi sono stati per l'associazione anche questi ultimi mesi in relazione alle esigenze della pandemia. Nel 2020 abbiamo fatto circa 11.000 chilometri. Abbiamo iniziato i primi giorni con terrore e ci facevano correre a Padova, perché a Padova c'era il primo attrezzo per verificare la positività del Covid. Da Padova poi ci siamo iniziati a fermare in provincia di Belluno. Continuiamo anche quest'anno e in più quest'anno siamo a Paludi con un'ambulanza in soccorso se qualcuno ha problemi, shock anafilattici o cose del genere, i vaccini. A ottobre dovrebbe arrivare poi un'altra ambulanza, come anche pandemia permettendo, vi è l'intenzione di dare il via, dopo lo stop del 2020 a causa delle restrizioni, ad un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. Il corso base per i nostri aspiranti volontari dura 40 ore, poi seguito da un corso di formazione avanzato di 60 ore per un totale di 100 ore di formazione, che vertono sugli aspetti delle caratteristiche del volontario, su aspetti ovviamente medici, e quindi aspetti di anatomia ma anche di intervento nelle principali problematiche che si possono ritrovare in condizioni di emergenza. E poi aspetti pratici con molte ore di pratica e ore di tirocinio. Il corso si svolgerà in collaborazione con l'ULSS Dolomiti.